Allora, come può nascere una sinergia tra ingegneri e comune per rigenerare Porto Marghera? La sinergia c'è già quando gli ingegneri fanno il loro lavoro con i privati, già presentano i progetti, perché l'ingegnere è sempre dietro, va detto, l'architetto ha sempre un grande ingegnere che fa calcoli, che tiene sulla roba. L'ingegnere non è più soltanto uno strutturista, ma ci sono tanti ormai specializzazioni dell'ingegnere. Il lavoro dell'ingegnere è fondamentale. Pensate soltanto alla messa in sicurezza del territorio, cioè l'ingegnere ti spiega e fai i calcoli. Ecco, quei calcoli con la scienza noi riusciamo a trovare le spiegazioni, riusciamo a trovare le soluzioni a quelli che sono i disastri che ha prodotto, che stanno producendo i cambiamenti climatici. Per cui rigenerare il territorio, ricostruirlo, riprogettarlo, dove c'è già. Cioè andiamo a riconnettere aree che in questo momento sono assolutamente inquinate, sono perse, se non sono inquinate sono comunque inquinamento sociale, perché comunque trovi di tutto all'interno. Quindi rimettere in ordine la città, pulirla, pettinarla, riordinarla è un'opera proprio delle persone di buona volontà. Poi se utilizziamo anche la scienza e la tecnica, quello che si è studiato all'università, che si studia negli studi, che si studia nel lavoro, nei cantieri, ecco, ingegneri, architetti, geometri, periti e quant'altro, più tutte le persone di buona volontà che vogliono investire, noi facciamo la città, la stiamo già facendo, gli ingegneri dobbiamo già ringraziarli. Dobbiamo soltanto, se hanno voglia, come hanno fatto oggi, di darci aiuti, sono ben accetti sempre, perché la città è della gente meritevole. La gente meritevole dovrà trovare le soluzioni ai problemi che quei bambini, quei ragazzi in qualche modo testimoniano e affrontano. A quei ragazzi abbiamo il dovere non di raccontare o di andare con loro a dire siamo d'accordo, dobbiamo raccontargli che c'è la possibilità per loro di partecipare alle istituzioni e venire assieme a noi a risolvere quei problemi. Dobbiamo risolverli, dalla plastica all'inquinamento, agli oli fritti, alla sicurezza e al benessere sociale e anche alla vita della città, che deve essere più bella, più divertente, più sorridente per tutti.